Buonasera a tutti, allora cominciamo questa celebrazione. Noi perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi non per un richiamo nostalgico, per ricordare le tempi che furono, ma siamo qui per ravvivare lo spirito sacro che ci ascolti. Ognuno di noi ha nel proprio cuore un paracetere che è rappresentato, che rappresenta lo spirito sacro. Ogni tanto su questo paracetere cala un po' di cielo. Allora abbiamo bisogno di ravvivare questo cuore. Questa sera noi, come facevano tanti nostri compagni di tanti anni fa, ravviveremo questo braccio. Io faccio una brevissima introduzione e vi faccio proprio questa sera alcune delle testimonianze dell'esperienza scoutistica subito prima e dopo la liberazione. Dopodiché faremo, sentiremo qualche esperienza di promessa recente e poi celebreremo tutti insieme la promessa secondo le varie realtà associative che ci sono nel nostro paese. Ecco, chiedo a Luigi se mi può mandare la prima. Ecco, noi questa. Cominciamo dalle origini. Questo tanti di voi lo riconosceranno, insomma. Questo è il diario della squadriglia Scoperto che nella 43 cominciò a noi si potete accomodare con i giornalisti per dare vita allo scoutismo ancora in modalità clandestina. Quella era anche difficile. Ecco, questo è una complicamente grazie. Ecco, questa era la seconda probabilmente molto, come vedete si prepara un istintivo, forse dopo Cecilia ci dirà qualcosa di istintivo delle ruine, quella era. Questa era una preghiera di una delle prime pagine del viaggio della sua vita. Questa è la famosa promessa che loro appunto recitavano alla dicembre del 1943 nelle carabine di Priscilla. La legge, ecco, questa è bellissima questa parte del diario perché loro dicono come se c'è 30 palazzoni, il padre Luigi Tarragona inizia il suo corso di lezioni scolastiche. Possiamo dire proprio che quel giorno, quindi, comincia il padre Luigi, che era stato in precedenza scolastica, il profondo conoscitore dello scoutismo, aveva cominciato un po' a parlare di questi ragazzi dello scoutismo. Lo scoutismo sulla vita sviluppa, abbiamo detto che non credo riuscire a leggere, sviluppa la personalità al servizio di Dio e la patria, completa ciò che manca nell'insegnamento della famiglia, della scuola, della chiesa. E quindi questo era un po' la declinazione della sua vita, probabilmente la velocità cercare di dare un po' avanti. La pagina successiva, ragazzi, questo era il motto di un balzo oltre lo scopo, perché lo scopo c'era per tempo di partire lo scopismo, e quindi probabilmente questo motto doveva rappresentare un po' una forza che le consentiva di andare avanti. Ecco, andiamo avanti. Questi sono i nomi delle persone. Questa pagina, perché c'è una cosa curiosa su questo diario. A un certo punto si parla della storia d'Italia, quindi nella storia d'Italia praticamente si ferma al 1922, la pagina è quella, c'è scritto rivoluzione fascista, Mussolini, e poi c'è scritto il 2000, mentre prima il mondo è abbastanza dettagliato. Non c'è successo più nulla di nulla, ma sappiamo
l'itinerario della cerimonia della promessa che fecero il 28 dicembre del 1943 alle Catacombe di Pucci. C'è la descrizione della cerimonia che fece. Andiamo avanti. Questa è la foto che fecero subito dopo che avevano celebrato la promessa alle Catacombe di Pucci. E questa è la parola del 23 aprile del 44, dove sono San Giorgio. Quindi San Giorgio ha fatto il 23 aprile del 1944, quindi in questo stesso posto c'è scritto l'inviario a 9:45 con la partecipazione degli scout, quindi c'è tutta la descrizione della cerimonia del rinnovo della promessa. Quindi questo diciamo è una, se volete sono passati 71 anni, quindi questi anni qui e 60 anni dalla inversione, perché nel 44 alla prima del 44 c'è ancora un'inversione, ecco, quindi questa è un po' la piccola introduzione per scaldare avremo quindi ripercorreremo un pochetto quello che ho detto ora per scaldarci un po' un canto della nostra tradizione. Promessa era l'insegna che noi dicevamo in Italia.
la prima squadriglia, quella che abbiamo visto la fotografia nel dicembre del 1943, e poi durante tutto il 1944, penso predomino anche metà del 1945, perché mi ricordo che i primi trifogli in metallo e i primi trifogli in tessuto sulla camicia, eccetera, venivano da una fabbrica vicino a Firenze. Dopo la liberazione dell'Italia del Nord. Il trifoglio rientra nel nostro, così, insomma, appunto. Io l'ho visto sempre, tutta la mia vita scalda, anche quando ero fuori, all'estero, in giro per il mondo, in comitato mondiale, eccetera, nell'occasione in cui tutti mettevano la magnificenza, io mettevo il trifoglio di legno. Responsabili non solo di noi stesse, ma eravamo responsabili
persone, eravamo responsabili di un'associazione femminile in un momento difficilissimo della guerra, eravamo responsabili di un'opinione pubblica che assolutamente non ci conosceva, eravamo responsabili di fronte alla Chiesa che non voleva sapere di noi all'inizio, perché appunto eravamo delle ragazze che uscivano di casa, avevamo avuto difficoltà per fare il campo perché i genitori non mandavano le ragazze. Sure.
capo del loro governo, Scholz e Scala, il 23 aprile di ogni anno alle 7.30 tutti gli scavi, clandestini e no, venivano qui e rinnovavano la loro promessa. Cecilia ha detto che ha fatto la promessa a luglio del 44, io 2 mesi dopo, perché ricordo perfettamente la mia promessa. Cecilia ha anche parlato del Tusco, infatti, il quadrato dei vini sul Monte Tusco era un po' la zona dove noi andavamo. Mi ricordo perfettamente la mia promessa. Era l'8 settembre del 1944. Dopo la vita degli anni che loro si usavano come la vita, al mattino ero accompagnato allora di Robert, perché ero un pioniere, cioè ero repartimista, Rubetti esploratore e pioniere. Mi ricordo sempre che Rossano Ciambella, pioniere d'allora, mi accompagnò dal capo. Era uno di quei capi che erano stati da salvatori in clandestinità, alle manovate articolo 10, perché le armi delle Andaggi sono famose, ma anche a Roma abbiamo lo scautismo clandestino. Pensate, c'era a San Vitale vicino alla questura, a San Marco, addirittura sotto il salone del Mappamondo dove Benito Mussolini legiferava. Lui che aveva sciolto le scarpe sotto il suo salone, vicino al suo balcone, c'erano gli scatoli clandestini che continuavano ad alimentare il fuoco che cala nella montagna. Era un po' sotto la cimiera. Quando il capo mi ha mandato al suo mandato, che cosa vuole? Vuole essere esploratore. Per quanto tempo? Se Dio vorrà, per sempre. E io, se sono qui, per sempre, cioè ho sempre cercato, nei miei 71 anni di promessa, di mantenere lo spirito scatto che mi era stato tramandato per travasso la rivoluzione, da quelli, dagli uomini, donne, Monas, c'era Catani, c'era Cassini e c'era Salvatore, era mio capo. Salvatore nel 1932 insegnava matematica al massimo livello. E anche se il massimo era un istituto religioso che non aveva l'obbligo di far giurare fedeltà al fascismo, gli chiese di giurare fedeltà. Salvatore si definì e disse: io ho fatto una promessa e quella promessa è mia. Ecco, io penso che tutto il mondo. Qui c'è anche un punto che ha fatto la promessa prima di me, perché c'è Enrico Carpo che l'ha fatta nel 1943, cioè un anno prima. Quando noi abbiamo questi giorni per tutti, vediamo che lo scrittore è sempre vivo. Noi stiamo verso la pendenza a rientrare, ma loro sono il futuro. Grazie, io volevo solo dire che Franco è ancora in servizio effettivo, quindi insomma, cioè lui fa ancora servizio, quindi non è perché io so che purtroppo lo spirito è forte, però comincia ad avere qualche acciacco. Non vi nego che gli devo nascondere certe volte le attività che dobbiamo organizzare, perché lui si spingerebbe a organizzarle lui. Quindi, insomma, ringraziamo Franco, quindi, chiamo Giorgio, anche Giorgio Aresti, è stato di una famiglia di scarpe, ci dirà un pochetto fa
faccio vedere una cosa però del suo gruppo, però intanto lui ci racconterà un pochetto con qualcosa del suo gruppo. Ma molto sinteticamente, anch'io faccio parte un po' di quelli che hanno vissuto il periodo nostro di fulmine dopo la guerra. E ho fatto la promessa del giorno dell'epifania del 1900 e ho vissuto un'esperienza interessantissima nella famiglia Felice del Branco con la pena che era Mario Messina, un ottimo specialista di progettazione di aquiloni, e ci insegnò a pilotarli per fare poi delle battaglie interessanti. Nel reparto poi sono stato avviato a imparare tante tecniche che ancora oggi mi porto appresso, ma soprattutto il vivere nell'essenzialità. Pensate che le tende allora si costruivano attraverso il mettere insieme dei temi mimetici, che avevano delle asole e dei bottoni, e prima di montarli bisognava controllare i vari punti che c'erano, cucinati, mettere delle toppe, tirarli su attraverso dei maletti che usavamo spesso per... si divaricano, è chiaro che abbiamo avuto dei cammini diversi.
per seguire dei percorsi diversi, però poi per arrivare anche verso l'obiettivo comune. Ora noi chiamiamo, grazie innanzitutto a quelli che hanno, ricordato la legge SCAUT per ciascun momento, e io invito, qui verrà una persona che ha fatto la promessa, anzi un paio di persone che hanno fatto la promessa quest'anno, che invito qui, uno è Giulio Urbane, se c'è, non la... Ora Egidio è molto scarto, ora qui si tratta di ecco, forse ho sbagliato il nome, ecco, è un adulto scarto, ecco, ci farà capire anche fare la promessa da adulti che cosa ha significato. Grazie. Buonasera a tutti, certo parlare dopo tanta storia è difficile perché arriva a 50 anni la promessa. Credo che sia stata io non siedo mai quando sto a fare queste cose, la sento come una chiamata del Signore, rimettiti, saprei dare la spiegazione. Ho iniziato da poco, ho cominciato con qualche servizio, la 80, scrivo il mio flusso, spero di avere la forza di continuare così, quanto meno arrivare a un periodo di quello che fatto la signora Piccini. Grazie. Bene, vi ho chiesto poi prima se c'era qualche ragazzo che voleva dare la sua esperienza. Quando hai fatto la promessa? 2011, quindi sono diciamo circa 65 anni dopo Franco e dopo 60 anni dopo Franco e dopo Cecilia. Ecco, dacci qualche tua impressione, sensazione. Allora, diciamo che conoscendo lo scautismo sono entrata in contatto anche con diciamo, la passione più grande della mia vita, perché possiamo dire che una vita senza passioni è una vita vuota, e quindi sono stata ritenuta molto fortunata di aver trovato questa passione. Quindi soleva dire che scout una volta, scout per sempre, e la promessa, qualsiasi tipo di promessa, deve essere sempre mantenuta, soprattutto le promesse scout. Il motto della rivoluzione francese era liberté, égalité, fraternité, e anche se in modo diverso noi rispecchiamo questi tre pilastri fondamentali. Allora, la libertà, perché grazie allo scoutismo noi teniamo la libertà di espressione e di pensiero, la libertà, anche la stessa libertà di respirare e di avere grandi esperienze come il semplice stare intorno al fuoco la sera, il fuoco di un bivacco, la libertà di conoscere nuove persone e quindi anche la libertà appunto della fratellanza, perché a livello di mio scoutismo noi riusciamo a trovare e a conoscere persone che per lo scoutismo non riusciremo mai a conoscere e ad apprezzare. Un'altra cosa, secondo me, dello scoutismo è l'uguaglianza, ma nell'uguaglianza troviamo anche un altro pilastro fondamentale che sembra una contraddizione, ma è la diversità, perché se siamo stati siamo tutti uguali, ma il pilastro della diversità è molto importante secondo me, perché siamo tutti diversi e da ognuno di noi possiamo riconoscere cose nuove, e quindi di solito la diversità viene denigrata, ma in realtà secondo me la diversità è qualcosa di meraviglioso che deve essere apprezzato, e grazie allo scoutismo lo riusciamo ad apprezzare. E quindi possiamo dire che lo scoutismo ci aiuta ad appassionarci, a giocare, a cantare e soprattutto a vivere. Grazie. Ci ha dato una lezione. È femmina. Dai, c'è la qualche altro che mi si era preparato, se no insomma io direi che sono 7 e 10 ecco, abbiamo
fatto abbiamo visto nell'Italia, diciamo così, di esperienze, no? 70 anni fa e anche recentemente. Credo che non sia cambiato tanto nello spirito, insomma, come facciamo queste cose. Ora, per dare, ci stiamo avvicinando verso il momento della serata, tra poco ci andremo a rinnovare le nostre promesse, ciascuno lo farà secondo la propria, secondo il proprio movimento di appartenenza. Ci sono poche differenze, però è giusto che ciascuno pronunci la promessa da cui, dal terreno, diciamo, da cui proviene. Quindi, prima però, proprio per il incontro, come diceva la ragazza, la guida prima, dobbiamo tenere conto anche di quello che sta accadendo attorno a noi. I fatti tragici che sono avvenuti qualche giorno fa nel canale di Sicilia hanno mobilitato le associazioni scautistiche italiane. Quindi noi ora proponiamo, è stato proposto innanzitutto da Gelli, poi Masci, poi anche altre associazioni si sono accodate. Faremo prima del momento della celebrazione della promessa un minuto di silenzio, che è un minuto anche di raccoglimento, di meditazione, di preghiera per le vittime che ci sono state in quel canale 900 in una volta sola e non lo ripeteremo. Ecco, quindi io vi invito in questo momento a osservare il mio silenzio. Ora ci avviciniamo appunto al momento più lungo, no? E torniamo al dito che avete visto, stava nel diario della squadriglia Spogliatoi del 23 aprile del 1944, ancora 44, ancora sotto l'occupazione, ancora in clandestino. Quindi noi ora, in questo luogo santo, come i nostri predecessori ci hanno consegnato questa tradizione, noi oggi rinnoveremo la nostra promessa. Quindi cominciamo con Gelli. Prometto sul mio onore di fare il mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio, la patria, la famiglia, agire sempre con disinteresse e realtà, osservare la legge scala. Ho invito qualcuno dell'FSE. Con l'aiuto di Dio ho promesso sul mio onore di fare del mio meglio per servire Dio, la Chiesa, la Patria e l'Europa, per aiutare il prossimo in ogni circostanza, per osservare la legge delle guide. Con l'aiuto di Dio ho promesso sul mio onore
di fare del mio meglio per servire Dio, la Chiesa, la patria e l'Europa, per aiutare il prossimo in ogni circostanza, per osservare la legge scaura. Per compiere il mio dovere verso Dio e verso il popolo, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scaura. Avendo rinnovato la nostra promessa, la celebriamo con un canto. Al velabro ogni 23 aprile. E quindi
è proprio qui che anche dopo il fascismo nel 1928 appunto aveva sciolto tutti i gruppi scout, che in piena clandestinità gli scout si trovavano ogni 23 aprile dietro a questo altare per pronunciare di nuovo la promessa. E c'era anche una famiglia un po' particolare, appunto sempre leggendo i testi, i Beati Quattrocchi, e la famiglia Beati Beltrame e Quattrocchi, con appunto i loro figli che in clandestinità anche loro pronunciavano la promessa appunto in questo luogo. Quindi questa la storia ci racconta, il resto ci è stato riportato anche dalle testimonianze di oggi di Cecilia e di Franco Nervi, che sono le promesse più giovani che abbiamo qui oggi. A me francamente vi dico la sincerità, viene davvero, davvero, perché questo coraggio che rientra nella logica non del subire, ma del resistere, come diceva anche l'altra sera per televisione, che sicuramente tutti voi avete ascoltato, Barbareschi, che è stata appunto l'ultima aquila da Taggia, che nel 1943 ha pronunciato la sua promessa. Ma la resistenza vera, diceva, è quella disarmata, è quella disarmata, che ci richiama alla fedeltà appunto di scelte radicali, che sono quelli valori contenuti in quella legge, in quella promessa che abbiamo pronunciato, e proprio perché radicali a volte sono tanto difficili da seguire. Allora, siamo davanti e siamo stati davanti oggi a delle testimonianze che alimentano in qualche modo la nostra speranza. E in un tempo, come diceva anche Cecilia, in cui la storia veramente è difficile, è buia, e in questo tempo ci aiutano a rafforzare nel coinvolgimento che veramente vale la pena di essere cristiani e di essere scout. E la vogliamo ridare a tutti! E se crediamo veramente in questo, allora la nostra promessa di oggi sia: promettiamo di non rassegnarci, ma di continuare a lottare nei valori in cui noi crediamo. Promettiamo a non odiarci, ma di continuare ad amarci, perché l'amore è la forza più grande che esista. Continuiamo a non giudicare cose e persone, perché il giudizio vero e la verità vera ce l'ha solo una persona, e che viene dall'alto. Continuiamo ad essere persone solidali e fraterne. Ecco, continuiamo infine a non fare calcoli, ma a rischiare, perché degli scout è la capacità di osare. Allora, questa è la nostra promessa del 2015, per fare appunto dello scoutismo, che si riconosce nei valori del cristianesimo, veramente una forza di trasformazione, un motore di cambiamento in un mondo quasi in rovina, per liberarlo appunto dalla sua repressione, dalla sua miseria, dalla sua mediocrità, dalle sue atrocità, dalle sue guerre, dai suoi esuli. Questa sia la nostra promessa. Buon San Giorgio e buona strada a tutti gli scout oggi qui presenti. Grazie. Grazie. Grazie.
inchinare per prendere il Signore vi dia la fede. Amen. Il Signore vi dia la speranza. Amen. Il Signore vi dia la carità. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Concluderemo con l'uscita delle bandiere e con l'inno nazionale, anche alla fine.